Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, siamo qui per vedere cosa c'è nel numero 6. Quindi cerchiamo il numero 6, che se non sbaglio è in alto, perché ieri mamma l'ha cercato e dovrebbe essere qua per qua. Eccolo qua. Questo è per me. Ah, il numero 6 è fatto così perché ho detto che vi facevo vedere. Fatto così. E niente. Adesso sono già le 11:30, quindi ci prepariamo. Si prepara anche Manuel perché deve venire con me. Poi andiamo a fare un salto ad Asti, adesso dobbiamo fare anche la lista della spesa. E andiamo a fare la spesa, quindi vedrete anche cosa compriamo, se riusciamo a trovare delle cose al Lidl per Natale, scusate, singhiozzo. E niente, c'è la asciugatrice che va, no? Una notifica di ieri sera. Quindi ci vediamo comunque dopo, mentre andiamo ad Asti, che così parliamo un pochettino. Allora, eccomi qui. Adesso mi mangio un panino con la mortadella che mi ha fatto mia suocera. E poi andiamo. E adesso andiamo, non poi, adesso andiamo a fare la spesa. Quindi ci rivediamo al Lidl se riesco a farvi qualche ripresa, se no dopo con lo svuota la spesa. Allora, siamo usciti dal Lidl. Ho fatto giusto due riprese e poi basta. Adesso Manuel deve andare un attimo in bagno, quindi andiamo lì al borgo che c'è. Il centro commerciale che è Centro vicino. commerciale. Centro commerciale. Parolone grosso, il centro commerciale. Poi dopo andiamo un attimino al lobby. Ma qua c'è anche un Penny. Al lobby a vedere se ci sono per caso delle decorazioni, perché sinceramente abbiamo guardato da Delusi. Lidl, ma c'è niente. Cioè, gli altri anni che noi non è che cercavamo tante luci, eccetera, c'era Pieno. di tutto e di più. Quest'anno non troviamo Niente. niente da nessuna parte. Ma vabbè, va bene così. E quindi vogliamo andare un attimino al lobby a vedere se riusciamo a trovare queste cose qua. Guarda, un enorme schiaccianoci. E a vedere gli alberi. A vedere gli alberi. Poi vi spieghiamo il perché. Allora, siamo arrivati a casa, non mi vedete, ora sì. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso al Lidl e poi al lobby. Posso vedere come Allora, sta? sì, magari tenderò un po'. Allora, banane, avocado. Faccio un po' veloce perché sennò poi ci mettiamo troppo. Philadelphia, ricottine. Sono cose che prendiamo sempre, quindi parmigiano, sottilette classiche per noi, sottilette per la mamma di Manu, che sono quelle vegane senza lattosio. Poi ci sono le mozzarelle, il salmone e i surimi. Adesso rimetto tutto qua così continuo a farvi vedere la roba. Non vuoi andare a metterlo qui in là? Ci rimetto tutto qui così almeno lo porti senza problemi.
Ok, poi abbiamo preso questi quadratini che voleva assaggiare Manu, che sono i Loacker spezie invernali arancia, la carta per da forno perché mi pare che non ne avevo più, delle patatine, il pane in cassetta, lenticchie perché non ne avevo più e i pisellini cotti a vapore, poi lo zucchero, l'alluminio che avevamo finito e la pellicola trasparente e poi due di carta igienica. Poi abbiamo preso questo alberello da mettere in camera se i gattini non ce lo distruggono, che è vero, è un pino vero. Queste le crocche del gatto, ma non le abbiamo prese al Lidl, ma le abbiamo prese da Arca Planet. Poi c'erano queste due teglie, 4 euro e qualcosa, siccome noi abbiamo teglie un po' grandi, sono un po'... non è che mi piacciono molto, abbiamo trovato queste e le abbiamo prese. Poi c'è i succhini, che sapete che non devono mai mancare, ne abbiamo presi due. Poi due di questi saponi mani, altre lenticchie e 5 di passata. 3 sono passata di pomodoro normale e 2 di datterino. Non ve li tiro tutti su perché sennò non ci sta di niente. Poi abbiamo preso questo coso per coprire l'albero di Natale sotto, così non si vede i piedini che sono un po' bruttini. Scusate, ma devo aprire la gattina, se non mi rompe la porta. Forza. Ok. E poi anche per un'altra cosa, se ovviamente c'è un po' di coso, ma dopo vi spiego. I fagottini all'arancia perché Manu non ha trovato i croissant, quindi ha preso queste. Poi ci sono una cosa di acqua e 3 di sabbietta, perché con questi gatti, 3 gatti, la sabbietta va che è una meraviglia. Poi dei lumini perché abbiamo preso delle cose, degli oli essenziali della Swiss Care, ci hanno regalato una... cosa dove metti il lumino, metti le gocce, l'acqua evapora, ma ve lo faremo poi vedere. Altre patatine, 2 di arancia perché stiamo facendo le spremute e quindi ne vanno tantissime. Poi queste Finish Powerball che erano in offerta a 7 euro, ce ne sono 60, quindi era una buona offerta. Delle lamette, il San Pellegrino, il chinotto 0 e poi le birre. E se non sbaglio al Lidl l'abbiamo finito. Ho già detto tutto. Sì. Quindi stacco un attimino qua, poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso al lobby, così mettiamo a posto. Allora, altre cose che volevamo farvi vedere. Ah, avevamo preso anche le pile, non ve l'avevo detto. Queste cose non c'entrano niente. Mettiamole un attimo qua. Al lobby abbiamo preso una stella di Natale grande, cioè abbastanza grande, ma ne abbiamo vista una grandissima, bella bella però, 35 euro. No, 39. Quindi questa poteva essere anche lì. E abbiamo trovato queste cose qua che ci hanno spiegato che... drop fito, praticamente voi mettete questo nella terra e lei ciuccia e tiene il colore e bello sempre rosso. Bella 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 e durerebbe in teoria di più e con cime liquide. Poi è dietro, siamo andati al lobby, ecco che ho perso
Poi siamo andati al lobby, come avete visto, e adesso capirete. Abbiamo preso la carta per fare le montagne, delle pigne da mettere sparse per casa. No, adesso è per fare quelle cose con l'arancia. Adesso vediamo con l'arancia, eccetera. Le stecche di cannella l'ho comprata. L'ho comprata questo lì. Poi questi due alberelli. Le pecorelle. Quindi avrete già capito. I tre remagi classici. Delle lucine, ancora lucine, perché Manu vuole fare un luccichio unico di casa, vero? Poi il cielo, un altro alberello e poi un'altra cosa che però non posso farvi vedere perché è un inizio di un regalo, quindi non ve lo posso far vedere. Ma la pazzia, più pazzia, è stata questa. Sto scoprendola. Ta-tan. Ho rotto talmente tanto le balle a mano in questo presepe, che alla fine abbiamo trovato questo che è grande, questa capannina. Made in Italia. È fatto in Italia, è veramente bella. Mi stavo guardando la faccia di Maria se era bella o no. E è costato un pochettino, sapete che cercavamo qualcosa che costasse meno, però... Sia su, lo terremo per degli anni. Sì, poi sia su Amazon sia altre parti è sempre questo prezzo. E allora invece di comprare quello senza Maria e Giuseppe dentro, abbiamo preso questo che c'aveva già, che costava un pelino di più. Però se poi facevi il conto con tutta la roba che prendevi, devi spendere di più. Quindi abbiamo detto prendiamo questo. Gli alberi, le luci, una roba e l'altra, spendere di più. Esatto, volevo aprirlo per... prendimi quello. Perché ci sono anche le luci. Quindi, esatto. Luci, Maria, Giuseppe e il bambino che dobbiamo coprire con un batuffolo perché non c'è il cotone, un batuffolo di quelli che mi uso per struccarmi. Ha anche l'asinello e il bue. Giusto, sì? Sì, c'è tutto. Una scatoletta, cioè è proprio carino, no? E poi abbiamo preso solo i remaggi, poi pian piano che andremo avanti compreremo le cose, magari il prossimo anno prendiamo una casettina, poi magari un'altra cosa. Credo che abbiano fatto così anche i nostri genitori, sinceramente, non abbiano comprato tutto subito, ma... A volte si faceva anche tanto da sé. Mamma, negli anni, compriamo. Sì, puoi anche farlo da solo. Aspetta che devo aprire i bordi. Perdo un po' di muschio. Piano che stai strappando tutto il muschio. Ok. E qua ci sono le lucette. Adesso provo a farvi vedere. Aspettate. No, bisogna montare. I pini sono un po' pini. Ok, vedete com'è? Adesso io ve lo faccio venire un po' più avanti. Riesci a spingerlo un po' più avanti così si vede di più? Comunque, a me piace sinceramente. Poi uno ci caccia le lucette qua dietro, così. E le metti poi per tutto il coso. C'è il, la prolunga, sto usando di là. Qua. Vedete, c'è la scaletta, ci sono gli alberelli, quindi sì, è costato un pochettino di più, ma prendere una capanna che non aveva niente e costava 10 euro in meno non aveva senso poi con tutte le cose che ci mettevi dentro. Adesso, devo capire che giro deve fare. Uno. Due. Ah, ma perché ci sono le cose da seguire? Sì. Oh mamma. Non so se si vede, ma sta mettendo le lucine qua così. Ah, perché magari alcune andranno lì dentro e le altre... No, perché c'è un numero giusto di lucine da mettere. Cioè, non è che ne puoi mettere così. Ah, non ce ne sono di più? No, no.
Cioè sono i buchi giusti per mettere le lucine. Ah, ci sono solo quelli dentro. Sì. Io che non sto fermi. Devo capire poi come fermarle. Lì. Lì. Non so se vedete cosa una, ma questa forse va qua. È solo che mi devi... Ah no, ho saltato un cosino, ok. Questo qua. Infatti dicevo, no, ma c'è una luce in me in più. Adesso faccio la foto da mandarla a papà. Sì, però serve dello scotch per tenere fermo il tutto, perché qua se no si stacca. Amore, bisogna attaccare questo alla presa. Aspetta, non vuoi vedere lo scotch? Dammi prima un attimo la presa. E qua. Vediamo anche se funziona. Ah, che carino! Ma posso emozionarmi per una casetta con Maria e Giuseppe? Dai, che carine. Questo va qua così. E vedete, io mi emoziono per niente, cioè... Per una casetta di con Maria e Giuseppe e gli animali. E sono fatta così. Mi emoziono. Siamo fatti i buchini giusti per il numero di luci. E niente ragazze, questo è quello che volevo farvi vedere. Adesso proveremo a mangiare quei quadrotti live, diciamo. Carino, dai. Buonasera. Allora, io sono qua per chiudere questo video, perché già nello scorso video non abbiamo fatto la fine dei saluti, eccetera. Quindi lo faccio adesso. Vedete che bello, che carino la... Che bello, che carino, vabbè. Che carine le luci dietro di noi, con i gatti che fanno rumori. Vabbè. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Finalmente l'abbiamo trovato, il presepe, quindi sono contentissima. E fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa spesa, di queste compere natalizie. E noi ci vediamo comunque domani con un altro video. Se non sei ancora iscritto, iscriviti. Attivate la campanellina su tutte, mettete mi piace e commentate. E noi ci vediamo domani con un altro vlog, Vlogmas. Ciao!